una grande serata che si chiude nel modo migliore possibile per noi e speriamo che abbia anche un lieto fine. Speriamo. Dall'Eisport Halle di Francoforte, John McDonald sta per annunciare quelli che sono gli ultimi quattro ad entrare in pedana, e cioè Mesut Suljovic e Rodriguez per l'Austria, ma soprattutto Michel Furlani e Daniele Petri. Chi sono Michel Furlani e Daniele Petri, Giurdo? Allora, Michel Furlani, 1984, 13 anni che gioca a freccette, è il campione italiano di steel del 2014, ha vinto gli ultimi due anni la classifica della FIDART, è fidanzato con Giulia Bernardelli e suo fratello, che ci ha anche scritto prima, gioca a freccette come lui e gioca al Dragon Pub di Sasso Maggiore. Daniele Petri, quarta volta qui su questa pedana, per tutti viene chiamato Pedro, ci ha raccomandato di salutare mamma Diana che l'abbiamo già nominata prima, è un 1980, 36 anni, sposato con Valentina, ha due figlie, l'una di 8 anni e Maya di 6 anni, è friulano, è di Ragogna in provincia di Udine ed è 13 anni che gioca a freccette, ha vinto più volte vari campionati italiani sia a squadre che di singolo che di doppio. Questi i nostri ragazzi, questi con la maglietta azzurra, che affronteranno Mesut Suljovic, e lo vedrete per chi non lo conosce, un giocatore molto particolare anche proprio nello stile di lancio, questo signore qui, e con lui c'è Roboy John Rodriguez, altro grande giocatore di freccette. Adam, che partita ti aspetti? Super partes? Sì, Roboy John Rodriguez, uno dei giocatori promettenti. 3 anni fa ha perso nel finale di Mondiale Youth contro Keegan dell'Isola di Wight. Ok, per me vincerà Austria, ma Italia vincerà 5-3 Austria. Bene, io non faccio pronostici. Okay. Vediamo Michel Furlani Keegan al Brown, tiro. Keegan Brown, ecco, per Keegan tanti Brown, conosciuto come Spock, con questa cresta tutta ingellata. Giocatore che ha partecipato anche alla Q School nel mese di gennaio, ha fatto anche delle ottime prestazioni, ha passato qualche turno, e Daniele Petri, abbiamo già detto più volte durante questo torneo, si è qualificato l'altro giorno a un torneo importantissimo del circuito PDC. Mesut parte le prime tre frecce. 20, triplo 20 per Suljovic, va giù al triplo 19, non lo trova. State scrivendo in tantissimi. Un tweet per tutti è quello di Gianni, l'ho scelto io. Io ci credo, go Italia, go. Triplo 20 per Daniele Petri, più 5. Grande, grande Pedro, 85. Buono 85. Diceva Simon Balestra di Tutto Darts, bisogna tenere un average superiore all'80, quindi più o meno. Si può fare, però dipende anche da... sicuramente come dalla prestazione gli altri, degli austriaci. Vediamo da Furlani, Michel, subito in triplo a Furlani, più 20 freccette tricolori per lui, un bel 140. Ottimo. Dai Michel, dai, grande, ragazzi, grande Michel, 140 per Spock. Belle le foto di voi nei club di freccette che seguite i nostri ragazzi. Suljovic va al triplo 20 e non lo trova, e noi siamo contenti così. È ancora lunghissima, ovviamente non è nemmeno iniziata, ma l'impatto era importante, l'impatto è stato positivo. Ottimo. Con questa platea, con questa scena, con questi avversari. Vai Daniele Petri! 85-140, vediamo cosa arriva adesso. Peccato, un 5, un 1, è un 20, un 20, un 26, peccato, un po' teso. Sfortunato, forse, sfortunato qua Daniele. Forse Pedro, vediamo, Rodriguez, che è venuto anche in Italia a giocare l'Italia Grandmaster qualche anno fa, è arrivato terzo, perse con Luca Catallo al leg decisivo, e ci regala un 180 Rodriguez, l'austriaco. Che bel 180 di Rodriguez, è un piccolo fenomeno anche lui, si esalta un po' troppo, tante volte ha perso partite perché per fare un po' lo sbruffone, diciamo, in pedana, esaltarsi un po' troppo e poi perdersi. Bel triplo 20 di Michel Furlani. Grande, grande Furlani, 85, rimane attaccato al punteggio anche se a 165 purtroppo non si può chiudere. Dentro il triplo 17. Attenzione, il doppio 18. Non sbaglia. Va. Dai. Rimane a 18 per Rodriguez dopo, ma a 165 deve dare un po' di pressione Pedro.
Vediamo, ci vuole una tripla, forse va sotto sul 19, solo 54, peccato. Doppio 9 per Rodriguez, uno dei tre fratelli, Rodriguez, tutti e fuori tre, la prima, che giocano ad altissimi livelli. Fuori la seconda. Fuori anche la terza. Attenzione. Dai Michel. Michel è quello che ha tirato meglio fino a questo momento. Ha preso anche delle triple, vediamo, triplo 20 con la prima, non c'è. Triplo 17 obbligato adesso a 91. Non c'è, rimane a 74. Adesso cercherà un triplo 14. Arriva un 14 singolo, rimane a 60. Doppio 9 per Mansur Suljovic. Vediamo. Tre frecce al doppio 9 per Suljovic. Fuori la prima. Fuori la seconda. Dentro la terza. 1-0 Austria. Mannaggia. Comunque si sta comportando bene l'Italia. Manca un po' Pedro, le triple di Pedro, però solo un leg, troppo poco per giudicare. Vediamo se si sblocca. 20. Arriva triple anche Daniele. 20. Dai. Un centone. 100 per Daniele Petri. Va solo invece adesso. Questo triplo 5 mi piace molto. Anche quest'altro. Stiamo gufando. E 20. Per Mansur Suljovic. E allora Michel Furlani. 20. Più 20. Cura molto la postura Michel. Peccato per quest'ultimo 1. Andiamo Rodriguez. 20. Triplo 19. Molto bello questa freccia. Il triplo 19. Ne becca un'altra. 134. È in grande serata Rodriguez. Però e Daniele c'è. Petri arriva al triplo 20. Arriva, ancora il triplo 20 in quadratura. No, peccato. La freccia. Peccato per Daniele. Ottimo comunque il 120. Guarda, era dentro anche quella. Era un 180. 20 di Suljovic. Più 19. Trova aggiusta, il triplo 18. Aggiusta tutto con il 54. Fa 93 punti. Vediamo Michel con questo 20, deve abbassarsi un po', è sempre alto con la prima. 45, era partito bene, adesso sta calando. Servono un po'. Le triple. Vediamo. Servono le triple, ragazzi. 20 di Rodriguez. Servono le triple dei nostri. 82 per Rodriguez. Vediamo Daniele. Ancora bravo, il triplo 20 di Daniele Petri. Buono. Più 20. E va giù il triplo 19, non arriva la tripla. 99, tanto rimane abbiamo perso 96. Di vista Twitter. Adam, cosa. Infatti, sta arrivando veramente poca roba. Fede, se tutti siete tutti incollati. Comunque, un saluto a Mr. Brown che sta guardando la partita e anche Giuseppe con gli amici, tutti sul divano. Suljovic è andato al bull centrale. Io non ho visto, sinceramente, se è entrato nel 50. Non può più chiudere, sarebbe bello adesso il attenzione, punto del pareggio per Michel Furlani. Un triplo 20 e doppio 18. Vediamo, Spock al tiro, 76, ci vuole la tripla. Non arriva, 16 singolo. E adesso bisogna sperare che l'Austria non chiuda. Tre frecce per Rodriguez, 58. Il punteggio da compiere, 18 presi, doppio 20, corta la prima, va giù al doppio 10, c'è! 2-0 Austria. Devono, ha giocato bene il primo leg Michel Furlani, bene il secondo leg Daniele Petri, devono giocare insieme per portare, per allungare questa partita, devono giocare insieme. Grande giocata di Suljovic. Attenzione, servono le tip. Daniele. 85, buono, l'ultima freccia nella tripla. Vediamo Rodriguez. 20. Triplo 5. 50, erano due tripli 5. Michel Furlani, servono le triple ragazzi. Va al 20. Più 20.
60. Solo 60, un po' pochini. Sono frecce pesanti. Vediamo Suljovic se va sotto su 19, prende il 19 triplo. Molto bene. 134. E come dice tutto Darts, ultimi tre turni di Furlani senza tripli, serve un po' più di power scoring. È assolutamente necessario. Devono scendere giocare più insieme, rapidamente devono il leg. Giocare insieme. Daniele è mancato un po' solo nel primo leg, adesso sta giocando meglio, però devono giocare in due. Attenzione, perché questi sono dei fenomeni. Guardate il punteggio, 50-256. Bisogna continuare a crederci, però, perché ogni leg ha una storia a sé. Bisogna trovare le triple, però. Dai Michel. Un altro 60. Suljovic aggiusta per il doppio 16. Va su all'8. E allora doppio 12 alto. Avranno tre frecce al doppio 12 gli austriaci, mentre Daniele Petri deve aggiustare la possibile speranza di chiusura dopo un eventuale errore di Rodriguez per Michel Furlani. Non è semplice, va al triplo 19 e non lo trova. Niente da fare. E adesso Rodriguez alta la prima. Fuori la seconda, va al doppio 9. Rimane a doppio 3 da prendere Rodriguez. Dentro la doppia più difficile. Applausi per Rodriguez, migliore in pedana dei primi 4. Bello comunque il tiro di Rodriguez, è bello vederlo giocare. Vediamo Daniele continua a martellare la tripla, sta giocando bene. Manca un po' Michel Furlani, per tanti Spock nel circuito freccettistico italiano. Due triple di Suljovic. Sta picchiando duro. Sta iniziando a cambiare ritmo l'Austria. Servono le triple. Dai Michel, triplo 20. Dai, triplo 20! Si stringe l'inquadratura. 180! Dai Michel, sbloccati grande, con noi. Grande giocata di Michel Furlani. Super Spock, incredibile. Chiamato anche da Raspray, quindi meglio ancora. Meglio di così non si può. Fatto due leg a vuoto e poi dai, è esploso. Daniele, con adesso 180. Serve una tripla di Daniele Petri. Devono giocare insieme, continua a dirlo. E questa grande 91 di Petri, incredibile. Rimangono a 130. Suljovic, triplo 20 per mettere pressione ai nostri ragazzi. Più 20. 140, fortissimo. 130, si chiude col bull 20, triplo 20, bull centrale, addirittura col doppio 5, vediamo. Triplo 20! Deve star lì, sul 20, deve stare sul 20. C'è più 20! Bull centrale, mettila Michel! No! È un centone, però va bene. È difficile chiudere a 124, non è difficile può, non chiudere. Non farci questo, Dai! Rodriguez, dai, è difficile chiudere. Bravo, Triplo 20 c'è! Rodriguez no, Triplo 14 doppio c'è, 11. Doppio no. 11 c'è. Mamma mia, incredibile. C'è poco da fare. Incredibile. C'è davvero pochissimo da fare contro questo Rodriguez. Bravo Daniele Petri che ci stringe la mano. Un super leg dell'Italia, peccato. Vanificato il 180 di Michel Furlani. Sorride Petri. Peccato, però dai, 4-0. Per evitare mamma il cappotto mia. Sarebbe il primo 5-0 di tutta la World Cup. E parte anche male Daniele, distrutto da questa chiusura di Rodriguez. Primo whitewash, diciamo, speriamo di gufare. Ma si può dire che l'Italia non ha avuto grandi fortune nei sorteggi in questi anni. Sì, l'anno scorso Gibilterra è uno dei più forti, diciamo, non delle testa outsider, di serie. Esatto. Poi l'anno prima Olanda. 20, più 20 per Michel Furlani, 60. Serviva una tripla per stare al passo. Per Suljovic. Serve un super tris.
Forza Daniele, forza Daniele, mettine un'altra. Dai, un bel 100. 3.15 l'Italia, 2.79 l'Austria. Nel leg che può essere di chiusura con l'Austria che ha anche iniziato a tirare. Si fa durissima per i nostri. 60. Vediamo Furlani al tiro. Uno, brutto uno. No, quella chiusura alta purtroppo brutto stata... triplo uno, quel 124 di Rodriguez 24. Ha tagliato veramente ed erano messi bene ogni rifornimento leg. Di forza e lucidità ai nostri ragazzi. Adesso arriva Suljovic, triplo 20 più 20 19. Non arriva il triplo 19, allora forse qualcosa è ancora aperto per Daniele Petri in questo leg. 20 serve una tripla, più 20 serve una tripla, dai Daniele, e arriva la tripla che non volevamo, diceva il triplo 3, niente da fare. Rodriguez, vediamo se chiude anche questa. 20 serve un triplo, 20 non c'è, non può chiudere, fa 100, rimane a 20 e allora avrà almeno 6 frecce l'Austria al doppio 10 per chiudere leg e match. Michele Furlani butta quasi là le frecce, trova un bel centone però, bravo Michel, un centone, bravo, con l'ultima freccia tripla, doppio 10 per il match, ne basta una, finisce 5-0 per l'Austria. Peccato. La chiude Suljovic, una partita che i nostri ragazzi hanno comunque iniziato bene, hanno anche giocato con grande dignità fin quando non è arrivata quella checkout mostruoso 124 di Rodriguez. Guarda il cielo, si prende gli applausi che si merita l'Austria, passa il turno, va agli ottavi di finale per i nostri grandi applausi per come hanno iniziato e provato a portare avanti una partita comunque difficilissima.